specifico che usciranno entrambi questa settimana, ma la prossima settimana dovrebbe uscire un nuovo ancora episodio e probabilmente sarà l'ultimo perché mancano solamente altre due partite, quindi ne mancano sei in totale. Le prossime sei partite sono racchiuse nei prossimi tre episodi della carriera, poi bisognerà decidere che cosa fare successivamente per la nuova stagione. E dato che voi mi seguite su Instagram e avete risposto presente all'appello di venire anche su questo social network per prendere delle decisioni importanti tutti insieme, ho deciso di fare un nuovo sondaggio che deciderà un po' tutto. E votate il sondaggio qua presente se continuare un altro anno con la SPAL o cambiare squadra. Quindi dipende ancora una volta tutto da voi. Io seguirò le istruzioni del sondaggio. Se volete un altro anno di SPAL con anche Kakà, lo faremo. Se vorrete cambiare squadra, lo faremo. Io non prendo più decisioni. Il pubblico siete voi, decidete voi. Sembrava impossibile, ragazzi, ma ce l'avevamo fatta. Finalmente siamo arrivati alle ultime due partite di campionato in assoluto per quanto riguarda la carriera allenatore con la SPAL. Per favore, prima di iniziare però vi chiedo di raggiungere assolutamente almeno 2000 mi piace per questo episodio e per questa prima stagione della carriera di FIFA 18 che ormai è volata via. E vi chiedo di farlo seriamente perché ultimamente i video sul canale non stanno andando bene e devo cercare di riportare in alto il più possibile questo progetto che non voglio vedere naufragato, quindi davvero ve lo chiedo per favore, mettete mi piace, commentate, condividete, parlatene con i vostri amici, perché sennò è un disastro. Lasciamo però da parte tutta la negatività che ci sta accompagnando da qualche tempo a questa parte e andiamo subito a giocare, perché oggi c'è il Toro, uno scontro diretto incredibilmente importante. Guardate la classifica, quinti a 63 noi, terzi a 65 loro, solamente due partite da giocare, quindi 6 punti a disposizione. Possiamo ancora, volendo fare il colpaccio, arrivare addirittura a secondi, ma ci basterebbe arrivare tra i primi tre per portare la SPAL in Champions League. Questo era il mio obiettivo dall'inizio e voglio raggiungerlo. Anche vero però che bisogna cercare di aumentare l'asticella, di aumentare il livello di difficoltà. Ed è per questo che credo proprio che la nostra avventura alla SPAL sarà finita. Andiamo a vedere i possibili incarichi. E alla fine il sondaggio è stato votato e bisogna abbandonare Ferrara e andare verso una nuova avventura. Ho guardato che ci sono diverse squadre di Serie A disposte a darci la panchina, tra cui la mia Juventus, ma ho capito che non mi piace tantissimo l'idea di un'avventura con la Juve, essendo un juventino, e quindi cerchiamo di avere un'altra possibilità, come potrebbe essere la Sampdoria. Mi piacerebbe tantissimo tornare a Genova, mi piacerebbe tantissimo tornare ad allenare ancora una volta il Sassuolo, ma questo ormai è passato, assieme alla SPAL, che per adesso è ancora il presente, per le ultime due partite. E allora perché non cambiare campionato? Perché non uscire finalmente dall'Italia? Non l'ho mai fatto. Il Bayern Monaco mi ha proposto la panchina, ma ancora una volta la mia risposta è no. Mi sono concentrato e ho deciso di andare ad allenare il Borussia Dortmund. In questo momento, tra l'altro, è primo in campionato. Vogliono una qualificazione per la Champions, quindi il prossimo anno potremo giocare la Coppa dei Campioni. C'erano anche tantissime altre squadre, tra cui addirittura avremmo potuto rubare la panchina al Green. Sapete perché? Eccolo qua, il Red Bull Lipsia. Ci avevo offerto l'incarico. Ma noi ci concentriamo sulla nostra nuova squadra e facciamo la richiesta, la domanda per l'incarico, al Borussia di Dortmund. Ma per adesso giochiamo questa partita col Toro, giochiamo per la gloria, cerchiamo di far andare la SPAL in Champions, il Torino non ci deve andare. Eccoci qua, Torino-SPAL per la penultima partita di campionato, la penultima partita con addosso questa maglietta. Cutrone tocca il primo pallone e fa partire la sfida per l'Europa, Ferrara contro Torino. Viviani ministra il pallone, poi vede che parte il suo compagno, è Mattiello, e gliela diamo. Mattiello la stoppa, la mette giù molto bene, la cross in mezzo, c'è Cutrone che prova subito. Viviani, serve Lazzari che crossa molto meglio e lo fa benissimo così Cucurella da solo, anzi no, era Musonda, e poi dentro per Boriello. Cutrone, largo così per Lazzari che può spingere, può andare. Ancora Lazzari, entrato in area, la mette sul secondo palo, Sirigu. Adesso il Toro rallenta un attimo, vuole calare il ritmo perché comunque per loro 1-0-0, un risultato da non buttare via perché sono in vantaggio e mancano solamente due partite al termine, sono davanti da noi e quindi possono tranquillamente giocare con il cronometro. Adesso sono convinto che ogni singola giocata peserà tantissimo nei piedi, nella testa dei ragazzi, ma dobbiamo cercare di creare superiorità numerica, proprio come in questo caso. Mattiello ancora vuole andare via, Mattiello la mette, e poi il Cutrone, anzi Viviani, Musonda porta vuota!
Il salvataggio in calcio d'angolo, l'occasione che ci serviva. Viviani dalla bandierina cerca di metterlo, interessante. Borriello può prenderla di testa. Sirigu in vantaggio. Fuori Borriello, dentro Quagliarella. E noi dobbiamo cercare di alzarci con il baricentro. Dobbiamo cercare di attaccare molto di più per cercare davvero questo gol che ci serve. Signoguri la va a prendere, Cutrone dentro per Quagliarella, appena entrato, ancora dentro per Cutrone, che tira, palla, gol! E lo fa col primo pallone toccato dal Quaglia. La doveva mettere lui, è il nostro bomber, è il nostro centravanti, è la nostra certezza, è la nostra punta di diamante. Signoguri la prende, ci siamo alzati, 1-2, Quagliarella una palla d'oro e Cutrone di prima, becca il palo e poi la palla entra. Becca il palo e la palla va dentro. Becca il palo e Sirigu non la prende. Becca il palo ed è 1-0. Becca il palo, fa gol. Becca il palo e questo vale il sorpasso ai danni del Toro. Se non mi viene un infarto prima. Patrick Cutrone, 18° gol in Serie A al 62° minuto di gioco. Largo così, Musonda dentro per Quagliarella che va a cercare lo scatto in profondità di Cutrone, che adesso può addirittura andare dalla bandierina e gestire il gioco. Bellissima palla di Cutrone che gioca proprio da centravanti. Cutrone con il tacco per Cucurella che va sul fondo, la mette per Lazzari sul secondo palo. Che azioni! Ancora il Toro con Baselli che la mette sul secondo. Meret ha fatto una parata illegale in 12 stati d'America. Cutrone, Lazzari dall'altra parte, il Torino è tutto in avanti, Lazzari può spingere verso la porta, ancora Lazzari, il tiro di Lazzari, Sirigu, Quagliarella, ancora Gnoguri, la palla che è ancora nostra con Cucurella. Viviani deve arrivare prima sul pallone, non ce la fa e adesso è veramente da infarto. Cerchiamo di allargare questo gioco con Lazzari che parte ancora una volta e cerchiamo di farlo meglio rispetto a prima. Lazzari sul secondo palo per Cutrone, ancora Gnoguri che non la prende. Lazzari ancora la mette sul secondo per Musonda di testa che stacca e la palla che esce. Mattiello in anticipo con la testa a cercare Cutrone che la tiene lì. Ancora Viviani dentro per Lazzari che va a cercare Cutrone e adesso dalla bandierina ci vado e come. Ancora Cutrone che vuole mantenere. No, ho sbagliato tasto e l'ho crossata. Vi prego, non fate un contropiede, non fatelo. Ho sbagliato tasto e l'ho crossata. Ho sbagliato tasto e l'ho crossata. Ma non ce la facciamo a gestirla. Oddio, ok, è finita. È finita. 1-0, quanto basta? Il gol di Cutrone è stato importantissimo. Va benissimo così. Ragazzi, esultiamo tutti con Meret. La Samp, l'ultima partita è la Samp. Attenzione, abbiamo deciso di affidarle la panchina del Borussia Dortmund. È ufficiale. Quindi ragazzi, andremo a giocare l'ultima partita con la SPAL proprio in questo momento, in questo episodio. Accettiamo il nuovo incarico. E attenzione, con 86.000 settimana, il primo anno di SPAL che potremmo addirittura portare in Champions League e il secondo anno Borussia Dortmund. Confermo e firmo il 17 maggio del 2018. No, attenzione, quindi non mi fa giocare l'ultima partita con la SPAL. Non ci posso credere. Mi tocca uscire dalla carriera sperando che l'autosalvataggio abbia fatto il suo dovere. Ok, quindi prima gioco l'ultima partita con la SPAL e poi firmo per il Dortmund. Poi, dopo. Non posso sicuramente abbandonare la nave all'ultima partita super decisiva per la storia di questo club, per la storia di questa carriera, che è stata un po' traballante, lo ammetto. Non l'ho gestita benissimo. Si poteva gestire molto meglio. Speriamo che il prossimo anno col Borussia sia perfetta. Ma adesso dobbiamo vincere e portare la SPAL sperando che la Lazio non vinca in Champions League. Ci siamo? Eccolo qua. Gli ultimi 90 minuti. E li giochiamo in casa contro un'ex squadra della mia carriera. E allora Mattiello dentro così, attenzione, scappa via Cutrone, si presenta in area da solo, Cutrone può incrociare la parata subito di Viviano. Ma siamo partiti alla grande, proprio come dovevamo fare. Ancora Lazzari che vuole tornare all'indietro, la mette così per Gnoguri. Ancora Borriello che è l'uomo più avanzato, cerca di dare la palla a Musonda che taglia dietro il terzino e lo fa molto molto bene. È la sua giocata. Musonda vuole andare in dribbling, Musonda cade in area. Bella palla messa dentro, Stiuba prova ad andare. Lo mettiamo giù perché aveva fatto una super giocata. Salomon deve concedere il calcio di rigore. Si presenta lui dal dischetto. Io gli dico che mi butto di là. Vediamo se ci crede. Io ero stato onesto. E lui anche. 1-0. 1-0, siamo in svantaggio. E non ci voleva perché ci servono i 3 punti. E ci serve contemporaneamente una non vittoria della Lazio. Però che cavolo di calcio di rigore che ha tirato
Perfetto, sì, ma prendilo. Mattiello dentro per Viviani e poi largo così da Lazzari. La palla che passa, c'è anche Mattiello che va in sovrapposizione. Cerchiamo di servirlo, lo viene a prendere Cutrone che adesso non è al centro. Non può trovare il gol, ma che cosa stiamo facendo? Può andare nello spazio, si appoggia Mattiello. E allora è scattato Lazzari e Mattiello lo serve. Questa è la loro giocata, la sanno fare alla perfezione con una sincronia quasi imbarazzante per gli avversari. Ancora, la mette anche Lazzari, smanaccia Viviano. Man of the match per adesso. Felipe vuole salire, vuole spingere anche lui per portare in avanti tutta la nostra spalla. Cutrone la mette giù con il petto, fa sportellate, alla meglio. E poi la mette dentro per Quagliarella. Ancora Quagliarella, vuole andare largo da Musonda, ma intanto era tornato il terzino. Potevo provare il tiro, sono stato uno stupido io. Ma ancora Cutrone, finisce qua il primo tempo. Duvan, ancora Duvan, che è grossissimo ragazzi, non gli si prende mai la palla fuori. Gastón Ramírez la porta con una facilità disarmante, non riusciamo ad eludere i suoi attacchi. Ancora Gastón che si accentra, tira in porta il 2-0. Abbiamo marcato malissimo, ci meritiamo di prendere il 2-0. Firmato Prae, giusto, posso dire nient'altro se non che è giusto. Guarda, sembriamo i pulcini, tutti sul pallone e lascia liberi gli uomini, giusto, 2-0, sacrosanto. Bisogna farne 3 e non prenderne. Però Lazzari fa uno scatto che da Bolt quasi. Ancora Lazzari, va, la mette così, smanaccia ancora Viviano. Ancora noi, ancora da Lazzari, possiamo provarci un'ultima volta ad andare dentro. Cutrone, ancora Cutrone, vuole andare da Musonda, lo fa molto bene Musonda. E ancora Viviano, largo per Lazzari, ancora Lazzari che si appoggia così a Salomon e fa andare Mattiello che vuole salire. Mattiello mette il cross per Quagliarella, prova a portare la palla, mi dispiace non poter più segnare un gol con Cutrone. Cutrone, non riesco neanche più a parlare. L'ultimo che abbiamo fatto è stato quello al Toro. Finisce qua, 2-0 per la Samp. Non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo portato la spalla in Europa. I giocatori festeggiano perché comunque è un gran risultato. No, forse non festeggiano, forse sono tristi. Quarto posto, a solamente 2 punti dai laziali. Insomma, diciamo che avevamo ambizioni diverse, siamo sopra il Napoli e il Toro. Ottimo lavoro, sono molto contenti. Sì, lo so, a me dispiace però. Premio torneo, e mamma mia. 40 milioni di budget per il prossimo anno della SPAL, cioè più del Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund ci affida la panchina dopo aver vinto il campionato. Ci offre addirittura di più di prima, quindi ci abbiamo guadagnato. È il 2 giugno del 2018. Luca Toselli passa ufficialmente a Borussia Dortmund. E ragazzi, 2000 like per questo ultimo video con la SPAL. Adesso mi tolgo per l'ennesima volta, mi viene da dire, questa maglia. E non ho una maglietta del Borussia Dortmund, quindi mi metterò la prima maglia che trovo. Questa qui è perfetta e saremmo gli allenatori con una bella magliettina di H&M. Eccoci qua, è la cosa più gialla che abbia visto nei dintorni e quindi alleniamo il Borussia in questo modo. Al momento questa è la squadra che possediamo e mi sembra di aver già visto qualche nome veramente molto molto importante. Devo cercare di capire chi vendere, chi tenere, l'età, le possibilità di margini di crescita e chi conviene far giocare e chi no. Fatemi comunque sapere qui sotto nei commenti se avete qualche giocatore che volete vedere al Borussia Dortmund. Spero vivamente che la carriera con la SPAL vi sia piaciuta e spero vivamente che possa piacervi ancora di più quella che andremo ad affrontare da adesso a probabilmente la fine di FIFA 18. Passate in descrizione tutti i link, tantissimi mi piace, tantissimi commenti. Lo sapete, il canale vive solamente se ci siete anche voi.